Idolo del mio cuor, ardo per voi d'amor. Arias è un regista straordinario, è un grande personaggio della scena mondiale e si diverte a reinventare tutto, lo devi fermare, lo devi bloccare perché sennò è capace di veramente di creare un mondo nuovo, fortunatamente, perché poi i registi che hanno questa creatività non sono tanti. Lui vedeva all'inizio un Goldoni piuttosto noir, piuttosto malinconico, che poi è una componente che è rimasta, soprattutto nella seconda parte dello spettacolo. Poi appena mi ha visto in scena ha capito che si andava in un'altra direzione. Il mio è un Pulcinella che vive appunto in questa bolla di sapone, e io lo recito in modo straniato, comicamente straniato, facendo citazioni di Totò, di Alberto Sordi, di Vittorio Gassman, insomma giocando con il mio personaggio, montando e smontando. Oggi fare il bugiardo come è stato scritto nel Settecento sarebbe improponibile, noioso quanto mai. Quindi è una grande operazione di regia e di riscrittura. È uno spettacolo molto firmato, molto divertente, curioso, reinventato, pieno di musica, pieno di colori, pieno in qualche momento di malinconia e anche pieno di divertimento. E anche perché oggi non smontare una struttura come questa significherebbe fare qualcosa di inutile. L'importante è che poi alla fine del gioco, di tutta la giostra, il gioco torni. E qui torna. Volutamente Alfredo ha creato una giostra, dove alla fine poi c'è veramente il messaggio. Ma in questa giostra fondamentalmente noi ci entriamo, ci saliamo anzi, incominciamo a girare e non ci facciamo troppe domande su quella che è il sottotesto, la psicologia del personaggio. Sappiamo che a questi personaggi ognuno di loro è stato dato un colore. Goldoni non dà ai suoi personaggi grandi psicologie. Quindi un regista che cosa può fare? Sente la voglia di prendere questo testo e usarlo come pretesto. Quindi è un pretesto per fare una regia libera, dove la storia ovviamente viene raccontata, il pubblico la segue, la riesce a capire, però il tutto è raccontato come in una grande bugia coreografata, perché le regie di Arias sono spesso vicine alla coreografia. Siamo continuamente in movimento, il ritmo è dissennato, nel senso che è un ritmo abbastanza infernale, quindi non ci sono pause, non ci sono sedute, non ci sono momenti di fermo, il tutto galoppa verso un finale assolutamente imprevedibile, perché il padre Pantalone, il papà di Lelio, il bugiardo, dirà al figlio, proprio la battuta finale: figlio mio, non vedo l'ora di sentirti raccontare altre bugie. Lelio è il bugiardo per eccellenza. Naturalmente per Goldoni era intrinseca una condanna moralistica del bugiardo. E noi abbiamo ribaltato la cosa, Alfredo Arias ed io, e abbiamo pensato: cosa c'è di più bello che dire bugie, se non fanno male a nessuno e se queste bugie ti servono semplicemente a creare un tuo mondo, no? Un mondo diverso, particolare, più bello, più sorridente, più rosa, un piacevole visionario. In questo caso la bugia viene salvata e viene presa come un'arte, viene presa come un messaggio positivo verso la vita, cioè chi è bugiardo in questo caso crea delle nuove condizioni, si diverte e dà la possibilità alla vita di avere altri colori, avere altre sfumature, eccetera, eccetera. Anche quello che non magari è più timido gli riesce a dare, in questo caso Florindo, gli dà un'altra anima. Insomma, è un curioso gioco che solamente un regista come Alfredo, con la sua esperienza, poteva vedere. Ecco, è una visione completamente diversa rispetto al classico Goldoni. Dimentichiamocelo. È tutto un po' una bugia, il testo è una bugia, la regia è una bugia, la nostra interpretazione è una bugia e il nostro modo di far divertire il pubblico è raccontargli questa grande bugia e il pubblico, con una grande bugia sua del pubblico, ci dà il suo riscontro positivo, ma anche quella forse è una bugia. E allora ecco che questo mondo delle bugie diventa una bolla meravigliosa su cui navigare a qualche metro da terra, a qualche metro dalla realtà,
e cercare così di farci sembrare la vita con maggiore senso. Oh,